Carissime e carissimi, inizierò con il presentarmi e capirete il perché. Questo video è un video che ho molto piacere di prospettarvi come una collaborazione. Sì, una collaborazione con Ronald, di cui vi lascerò tutti i riferimenti e quindi il link al suo canale in descrizione e nel messaggio in evidenza a questo video. Ronald è un ragazzo che studia italiano ma è americano. E la prima cosa che vi posso dire di lui è che è una persona decisamente da seguire, perché il termine che più mi viene da associare alla sua persona è quella di una persona a modo, educata e con cose davvero interessanti da ascoltare. Non vi preoccupate perché lui, proprio perché ama la nostra lingua, la sta studiando e fa video in italiano, quindi con tutte le particolarità e le curiosità che lui vede attraverso i suoi occhi della nostra nazione, della nostra lingua, e vi sorprenderà per quanto sia davvero bravo nell'affrontare questa nostra cultura. Allora, per chi quindi non mi conosce, magari viene dal canale di Ronald, io sono Melania Costantino, così come il nome del mio canale, e faccio l'avvocato, ma qui su YouTube porto le mie passioni, ovvero la lettura, il cinema, il teatro, argomenti di discussione, cioè tutto quello che è importante nella mia vita e che ritengo possa essere veicolato, possa essere ascoltato attraverso una piattaforma come quella di YouTube. Ma andiamo a noi, in che cosa consiste questa nostra collaborazione? Ronald mi pone una domanda alla quale io risponderò e altrettanto farà lui. Questi video quindi usciranno con il fuso orario più o meno nello stesso giorno, e alla fine di questi video poi io lascerò una domanda per Ronald che a cui risponderà e risponderemo in una prossima volta. Speriamo possa essere un appuntamento, per ora proviamo. Allora, la domanda che mi ha posto Ronald è la seguente: c'è qual è il libro o il video film, e se c'è quindi, che ha segnato la tua vita, che l'ha cambiata? Ebbene, in realtà potrei chiaramente far riferimento a moltissimi libri, in questo caso mi focalizzo sui libri. Ma quando mi viene posta questa domanda, perché mi è capitato che mi venisse chiesta questa cosa, il mio pensiero è andato immediatamente a Jane Eyre, il libro di Charlotte Bronte. Per chi mi conosce un po', sa che io amo moltissimo, non sono esterofila dal punto di vista della letteratura, anche se io apprezzo la letteratura americana e quella mondiale, ma apprezzo moltissimo la letteratura italiana e quindi mi sento molto più legata ad autori italiani. Ma se devo effettivamente pensare ad un libro che ha segnato profondamente la mia vita, non posso che pensare alla nostra scrittrice inglese. Allora, il libro Jane Eyre è stato pubblicato nel 1847 da Charlotte Bronte, ma con lo pseudonimo di Currer Bell, perché chiaramente siamo in quell'epoca, nel 1847,
in un momento storico in cui le donne stanno facendo i primi passi sia nel mondo del lavoro che come scrittrici note. E spesso, perché vengano pubblicati i loro libri, in quegli anni dovevano ricorrere a degli pseudonimi e in particolare, a pseudonimi, con riferimento a nomi maschili. Charlotte Bront, ha vissuto quindi in un'epoca, nell'epoca vittoriana, un'epoca in cui, sia, gli ambienti aristocratici e ricchi, che quelli davvero, estremamente poveri convivevano in uno stesso contesto sociale. Lei, in questo romanzo, in Jane Eyre, narra, le vicende appunto di Jane Eyre come se fosse uno scritto autobiografico, di questa ragazza che appunto, affronta, varie fasi della vita e quindi, varie condizioni sociali, tra cui quelle devastanti dei colleggi, in cui molti bambini addirittura perdevano la vita per quanto fossero precarie le loro condizioni, e invece la fase in cui lei vive in famiglie benestanti e con un certo tenore di vita, che ci consente appunto di vedere trasversalmente ciò che accadeva all'epoca, epoca in cui sappiamo iniziano ad esserci la rivoluzione industriale, i primi movimenti operai si stanno per affacciare alla storia. Ma perché a livello personale è stato un libro molto importante? Perché è stato un libro che avevo potuto leggere grazie a un regalo che mio padre mi aveva fatto ed era proprio questo libro. Infatti il libro innanzitutto lo associo ad un bel momento con mio padre, rapporto quello con lui che poi si è complicato negli anni, ma in quei momenti per me sono stati affrontati con enorme partecipazione emotiva e questo libro quindi li rappresenta. Perché quindi io cito Jane Eyre? Perché in Jane Eyre non solo c'è la protagonista che cerca di emanciparsi, cerca di essere indipendente da qualsiasi condizione che possa essere riferita a sventure economiche o alla sua condizione di orfana. E in particolare però ad una circostanza. In questo libro, ad un certo punto, noi troveremo un personaggio nascosto, che è la moglie del coprotagonista Rochester. La moglie di Rochester è definita come una pazza, già il termine è terribile, però. Per semplificare, mettiamola così, rinchiusa in una parte dell'edificio in cui abitano, proprio perché la sua malattia la rende quasi incontenibile. Paradossalmente, potrebbe essere considerato una descrizione atroce, invece. Quella protagonista, attraverso la scrittura di Charlotte Bront, mi è arrivata in tutta la sua fragilità, fragilità da accudire, da prendere, da non
da non odiare. E perché? Perché nella mia famiglia io avevo vissuto molto da vicino, forse ne parlerò, la condizione di una persona con problemi davvero seri, con problemi che avevano portato alla necessità di assunzione di psicofarmaci e quindi con problemi che incidevano nella mia vita da bambina e che mi avevano portato a tanti momenti di solitudine e di amarezza. Ecco, il capire che una donna così potesse essere amata da un uomo come Rochester, che a sua volta era amato da una donna come Charlotte, un lapsus freudiano come Jane, per me è stato consolatorio. E ho divorato, è stato il primo libro cospicuo, dalle pagine cospicue, che ho divorato in pochissimo tempo. Non vedevo l'ora di avere l'opportunità di ritagliarmi un po' di tempo nella giornata e leggere. E ricordo che quel libro mi portò ad affrontare di nuovo la vita con maggiore forza. Quindi il libro che senz'altro mi ha cambiato la vita è stato Jane Eyre di Charlotte Bronte. Poi, tra l'altro, leggendo degli approfondimenti col passare degli anni, storia che ho apprezzato e continuo ad apprezzare, molta critica ha definito la figura della moglie di Rochester un alter ego della protagonista, cioè la parte selvaggia, quindi ancora più interessante. Ricordo che molte delle cose descritte in questo libro sono frutto della memoria della stessa autrice che ha perso le due sorelle più grandi proprio in un collegio vittoriano, morte di stenti. Quindi, questo libro è anche frutto di un'esperienza vissuta e intensa. Io ringrazio voi, ringrazio Ronald e lascio questa domanda a Ronald per il prossimo video. Qual è la caratteristica che più apprezzi del tuo popolo? A presto!